citiamo in ordine non di uscita ma cronologico di tutte le saghe con i libri. Sì. Vado a lei che ha il foglio. Dunque, partiamo con la prima che è la trilogia degli Elfi Oscuri, in cui abbiamo il dilemma, la fuga e l'esilio di Drizzt, in cui vi raccontano Drizzt quando vive a mezzo Maranzan, quando è nato, come cresce, come si sviluppa e come poi fugge. Poi abbiamo la trilogia delle lande perdute, le lande di ghiaccio, le lande di argento e le lande di fuoco. Qui abbiamo la ricerca di Miracle e sì. Poi la inizialmente quando sconfigge il drago di ghiaccio e acquisisce sì. La lama e conosce Wulfgar e quando affronta anche quel mago che ha la Arkhel Kessel, che ha è la prima volta che incontriamo la scheggia ed Ertu, la prima volta in cui incontriamo, e alla fine nelle lande di fuoco in cui incontriamo Artemis e Brevi che vanno a Kalimport e salvano Regis, primo combattimento in cui rapisce entrare una lunga rapisce, serie rapisce quell'Huffling Duffing. Poi continuiamo. Guarda, abbiamo che deve salvare un elfo. L'eredità di Drizzt, che succede in questi quattro libri cibali? Abbiamo l'eredità, la notte senza stelle e la sera delle ombre, sono qua, l'alba degli eroi. La quadrologia, qui abbiamo essenzialmente Drizzt che viene catturato e poi viene liberato dai compagni, sì. E la guerra fra Menzun Baranzan e Mithra Hall. Bellissimo, una saga è bellissima. In mezzo Baranza ci vede tante quelle botte, ma tante. Desiderio delle tenebre. Qui perché Wolfgar viene creduto morto, poi non è morto, ma viene schiavizzato da Ertu, viene salvato, bla, lunga. Abbiamo la lama silente, l'ora di Wolfgar e il mare delle spade, poi c'è la lama del cacciatore con l'orda degli orchi, il cacciatore solitario e le due spade. Qui abbiamo un'orda di orchi e il Reobuld, molte frecce. E poi il suo regno che si farà creare, che attacca Drizzt e i suoi compagni. Drizzt credo che i suoi compagni sono morti. Si chiama Frecce Rotte. Frecce Rotte è la sua, è il suo clan. Frecce Rotte, si chiama molto Frecce Rotte. Quindi Drizzt crede che i suoi compagni sono morti, non è così, e sviluppa dentro di sé uno stadio superiore, per così dire, che si chiama il Cacciatore. Quando Drizzt entra in modalità cacciatore, no? Il berserker. Non c'è Dio che. No. Cioè, pregate qualsiasi Deo, siete fottuti lo stesso. Il berserker, ma con una testa, quindi è 10 volte più pericoloso. Poi abbiamo le transizioni con il re degli orchi, il re dei pirati e il re degli spettri. Qui in transizione, appunto, lo dice la parola stessa, in questa trilogia succede un po' di tutto. E è la. Dalla 3.5 passiamo alla 4.0, c'è la spell plug e in ogni capitolo, in ogni libro muoiono dei personaggi importanti che Drizzt ha incontrato e gli cambiano la vita. Piangerò tantissimo per leggerlo. Infine, la saga di Neverwinter che sta uscendo adesso. Sì, quindi dirò i nomi in inglese perché ancora in italiano tranne l'Armenia non ce l'ha, non l'ha mai stampati. Qualche primo? Sì. Ok. Che sarebbe come hai detto tu? La città. Capitale non del clan di Batalan, la città dei nani, proprio la città per eccellenza dei nani. Poi abbiamo Neverwinter, Charon's Claw e The Last Threshold. Quindi anche qui una serie di quattro libri in cui vi posso accennare che succederanno cose, moriranno persone, altri non moriranno, sembreranno morti. Praticamente dopo la mai cacciatore non mi conviene più leggere niente. E Drizzt incontrerà un'elfa particolare, Dahlia Sinfell, se non mi sbaglio, e si allerà con lei e cercherà di sconfiggere i maghi rossi del Tai. E infine la saga che conclude le vicende di Drizzt, Homecoming, in cui abbiamo Archmage, maestro e hero, eroe. Qui diciamo che Gronf Barre fa una l'arcimago di mezzo Branson. No, non è spoiler, lei mi lascia. Ed entro io, l'uomo spoiler. Oh, ecco, l'uomo spoiler. Se ne va, dai. Quindi, l'arcimago di mezzo Branson. Sapete perché io sono qui? Perché però quando è finito il video gli racconto tutto, che quando meno se l'aspetta. È bello. E le dicevo, l'arcimago di mezzo Baranza apre un portale per l'abisso perché voleva controllare i demoni, ma i demoni non si controllano. E Drizzt, anche se odia mezzo Baranza, scenderà nel sottosuolo. Avete finito? No, stai calmo. Avete finito? No, ci faccia finire. Scenderà nel sottosuolo e che però e salverà non solo mezzo Baranza, ma il mondo intero. Tra l'altro,
in una saga, in un'avventura. Si sente lo stesso. Lui non lo sa, ma sente lo stesso. Deve andare. Vai fuori dal balcone! Si lanci dalla finestra! In una saga chiamata Rage of Demons, Sandritz, a questo punto sarà un livello della Madonna, sconfiggerà il Demogorgone, il principe, il capo dell'abisso. Questo è Dritz. Una roba incredibile. Dai, rientri lei! Vieni, animale! È finito il momento spoiler! È finito il momento spoiler! Credo che si sia buttato dalla finestra. Come si chiama quello di... la serie TV, quella su Netflix per bambini? Stranger Things? Come si chiama il cattivo? Il primo? Il Demogorgone? È proprio quello che uccide Dritz nell'abisso. Chiamato How far can we get if we sail a little?